Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio fare una ricetta di Luisa Bertolino, biscotti con farina d'orzo, quindi sono molto leggeri e molto salutari. La ricetta la trovate sul suo blog, La Magica Cucina di Luisa, poi vi metto il link in descrizione e nell'info box. Bene, andiamo a vedere come fare questi deliziosi biscotti. Eccoci qua, ho preparato gli ingredienti. Io farò, rispetto alla ricetta originale di Luisa, farò mezza dose, quindi ho messo soltanto un uovo e tutto il resto ho diviso a metà. Sbatto un pochino con la forchetta e poi aggiungo il burro che ho lasciato a temperatura ambiente, l'ho fatto ammorbidire un pochino. Forse è meglio usare la frusta. Prendo la frusta, ecco qua, e sbatto un pochino. Ok. Ora aggiungo la farina d'orzo, e ho preso quella del Mulino Rossetto. Eccola qua, la verso dentro. La farina d'orzo contiene poco glutine rispetto alle altre farine, però c'è sempre il glutine perché è un frumento. Rispetto alla farina normale contiene molte proprietà. Bene, adesso continuo continuo a mano così. Impasto velocemente come si fa di solito con la frolla. L'impasto rimane molto granuloso, ma è proprio la caratteristica del tipo di farina. Ok. E poi verso sulla spianatoia e continuo. Impasto un altro po'. Vi ricordo che questa ricetta la trovate sul blog di Luisa Bertolino, sulla magica cucina di Luisa. Io ho provato questi biscotti e mi sono piaciuti tantissimo, anche perché sono ottimi per la colazione. La farina d'orzo è ricca di proprietà, di proteine, sali minerali e vitamine. Quindi è molto buona e tra l'altro è a basso contenuto di glutine, non, rispetto alle altre farine ce ne ha molto di meno. Bene, continuo ad impastare, ecco qua, fino a che il panetto non è bello compatto. E poi lo lascio riposare, lo copro da pellicola e lo lascio riposare in frigo, ma adesso oggi fa molto freddo, io l'ho fatto riposare. Così all'aperto. Ok, poi lo allarghiamo, cerchiamo di allargarlo in questo modo. Lo spessore pressappoco di un centimetro, ma anche meno, se vi piacciono più sottili i biscotti. Poi ho preparato degli stampini. Non fa niente se non viene regolare perché tanto poi i ritagli poi vanno riammassati. Ok, gli stampini a fiore, a cuore, come volete, o rotondi anche. Poi se volete potete fare un buchino al centro, se li volete aperti. Bene, continuo, centro un pochino e poi li adagio direttamente sulla placca del forno, su carta forno. Eccoli qua e continuo a formare i biscotti. Questi sono tutti i ritagli una volta formati
i primi biscotti li rimetto insieme, li riammasso, eccoli qua, e poi riallargo di nuovo. E non faccio sprecare niente, naturalmente fino alla fine faccio, continuo così fino ad esaurimento dell'impasto. Ed eccoli pronti, ho acceso il forno a 180 gradi, però poi l'ho abbassato a 170. Li faccio appena colorire, 10-15 minuti, altrimenti diventano duretti poi. Bene, vediamo la cottura. Eccoli qua. Beh, sono buonissimi, il profumo è delizioso. Adesso li spolverizziamo di zucchero a velo. E volendo poi li possiamo accoppiare con un po' di cioccolata, di Nutella, di nocciolata, quello che volete. Bene, ringrazio Luisa per questa deliziosa ricetta. Ciao a tutti, amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!